domanda. Il vino è maschio, l'uva è femmina. Ok? Ma siccome in Piemonte noi del Bol vogliamo sempre, un certo Mario Soldati scrisse anni fa: il barbera quando è giovane è aggressivo, la barbera quando è gentilita. Fate moglie, tanto per. Storia del vino in oltre piemontese. I primi reperti presenti al Museo di Castello di Pavia risalgono a un'epoca definita degli Etruschi, V-VI secolo avanti Cristo. Quindi è certamente la storia antica, come la storia antica ovviamente la presenza della vite un po' ovunque, non c'è il clima, la vite tutti. A dirci qualcosa di più, o a tramandarci qualcosa di più, i romani. I romani in diversi sono passati da questa parte, in diversi hanno scritto del territorio, hanno tramandato dei messaggi. Da Plinio il Vecchio, a Columella,